pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi è la volta di un grande artista britannico che ha annunciato l'addio alle scene, anche se è ancora protagonista, se non altro per quanto riguarda il gossip e la cronaca. Il suo nome è Elton John e di recente ha fatto parlare di sé perché è stato raggiunto da un'ingiunzione che la ex moglie, Renate Blower, ha presentato presso l'alta corte di Londra. La notizia, di cui per primi naturalmente hanno parlato i tabloid d'oltremanica, non è stata accompagnata da molti altri dettagli, rimasti infatti riservati. Si sa solo che l'ex coniuge della voce di Rocketman sembrerebbe cercare di ottenere una sorta di risarcimento da parte della star britannica in virtù degli accordi di riservatezza che erano seguiti al divorzio e che potrebbero essere stati violati dall'autobiografia Me che Elton John pubblicò alla fine dello scorso anno. Gli avvocati delle parti si sarebbero già incontrati e diverse volte per tentare una risoluzione extragiudiziale del contenzioso, apparentemente però senza risultato. Nonostante tutto, i legali della Blower auspicano ancora che la vicenda possa essere risolta amichevolmente. La Blower e John si sposarono nel 1984 in Australia. La coppia però si separò 4 anni dopo, poco prima che l'artista dichiarasse la propria omosessualità. Nella sua autobiografia, Elton John parla della ex moglie e lo fa in questi termini: «Avevo spezzato il cuore di una persona che amavo e che mi amava incondizionatamente, una persona che non avrei potuto criticare in alcun modo, nonostante tutto il dolore dovuto alla separazione, tra noi non c'è acrimonia. Per anni, ogni volta che mi succedeva qualcosa, la stampa si presentava alla porta di casa sua per rimestare nel torbido, ma lei non si è mai prestata». Guai giudiziari, quindi, ma che non intaccano la grandezza dell'artista, lo stesso che ha composto capolavori senza tempo come appunto Rocketman o Candle in the Wind o ancora Blue Eyes, ma anche canzoni non strettamente legate al periodo d'oro degli anni 70 o 80. Era infatti il 1992 quando pubblicò un album di successo come The One, trainato dalla title track. The One è un brano scritto e interpretato da Elton John, composto nel testo dal fedelissimo Bernie Taupin. È una delle sue hit più conosciute. Il testo è stato definito dallo stesso Elton John come uno dei più belli mai scritti dal paroliere, perché può riferirsi all'amore, alla fede, a una donna e in generale a tutto ciò che si può amare e dalla quale si può essere amati. Quindi ripropone insomma delle tematiche strettamente personali e universali. Il verso «For each man in his time is Cain until he walks along the beach», molto amato da John, riproduce le condizioni della superstar proprio al momento della produzione di quel disco, inteso dalla critica come uno dei più maturi del musicista inglese. E infatti Elton John si era appena disintossicato e liberato da tutta una serie di fantasmi che si era trascinato dietro negli ultimi anni. Insomma, questa è una canzone della maturità e della quiete, della pace interiore ritrovata, libera dagli eccessi e che ha dei segnali evidenti anche nelle sonorità. Basata prevalentemente sul pianoforte, infatti, inaugura un nuovo periodo nella carriera di Elton John, che da allora inizierà a privilegiare le ballate a scapito del rock che aveva caratterizzato il periodo d'oro degli anni 70. Il sound elettronico della canzone non ne ha assolutamente intaccato l'unicità. Particolarmente degno di nota l'accompagnamento strumentale delle tastiere da parte dello stesso Elton John, che si può notare soprattutto nella parte centrale del brano e poi nella coda finale. The One, infine, raggiunse la 10ª posizione nelle classifiche inglesi, la 9ª nella classifica statunitense Billboard Hot 100 e la 2ª in quella italiana.